Fattori come l'alta concentrazione di ossigeno e i climi più umidi hanno permesso agli animali preistorici di milioni e milioni di anni fa di raggiungere misure colossali. Gli antenati dei pinguini o dei rinoceronti un tempo erano delle bestie grosse quasi come case. Un po' come i giovani di oggi che a 12 anni sono più alti di me che ne ho 25. Ma questa è un'altra storia triste. Cominciamo a vedere com'erano gli antenati di alcuni animali nella preistoria. Pinguini. Il pinguino più grande del pianeta è l'imperatore, 1,2 m di pura tenerezza. No, scherzo, sono abbastanza scontrosi se provate ad avvicinarvi. Ma mai quanto il Crossvaglia Wiparensis, che per comodità chiameremo l'innominabile, visto che non penso riuscirò a dire un nome così due volte senza soffocare. Era alto quanto un essere umano, se non di più, raggiungendo spesso i 2 metri. Pesava addirittura 80 kg, ma ovviamente non sapeva volare. Ha vissuto 60 milioni di anni fa e la differenza maggiore era nel becco, che era più lungo di quello dei pinguini di oggi. I cammelli. Sono bavosi, grossi, lenti e teneroni. No, non le mucche, ma i cammelli. Parlo di quegli animali che possono tenere acqua nella loro gobba e fare a meno di bere per giorni interi. Alti quasi 2 metri, a volte pure di più, e pesanti 1 tonnellata. Ma se vi dicessi che tempo fa erano pure più alti e grossi, così tanto da far quasi paura? Si chiamava Titanotilopus, alto 4 metri e quasi 3 tonnellate di peso. Era possibilmente il mammifero erbivoro più grande dell'America del Nord. Se volete capire meglio, sappiate che era grosso come un mammut. Ovviamente quest'ultimo era molto più robusto e forte. Tartarughe. La tartaruga liuto è la specie più grande del mondo attualmente. Pesa più di 700 kg e ha una lunghezza di 2 metri, ma 80 milioni di anni fa il vincitore di questo record per le tartarughe era un altro, l'Archelos ischyros. I suoi primi resti sono stati trovati nel 1895 e dopo averlo ricomposto tutti i ricercatori si sono ritrovati davanti a una bestia di 4 metri, con un peso di 2 tonnellate e mezzo. Insomma, un tempo c'era davvero un mondo di animali spaventosi per l'essere umano. Roditori. Sicuramente molte donne saranno felici di sapere che milioni di anni fa un essere peloso, mezzo topo e mezzo capiabara di nome Joseph Artigasia Monesi dominava il regno dei roditori. Ovviamente sono sarcastico. I più grandi oggi sono i capiabara con 66 kg di peso e 1 metro di lunghezza o qualcosa in più. L'Artigasia invece aveva un peso di 1 tonnellata e una lunghezza di 3 metri. Altro che disinfestazione, qua servivano i Ghostbusters. Entolodonte. Sembra il nome di un'evocazione di Final Fantasy, ma in realtà è esistito davvero, ed è un parente alla lontana di circa 33 milioni di anni fa dei cinghiali e dei maiali di oggi. Veniva nominato anche Servo dell'Inferno per via del suo aspetto e della ferocia con cui addentava le sue prede. Era alto più di 2 metri e largo 5. Il peso, come per tutti gli altri animali, si avvicinava alla tonnellata. Per capirci meglio, il suo cranio era grosso come un cinghiale medio di oggi. Megaterio. Immaginate l'essere più grosso e pigro del mondo. Per un attimo ho pensato a me, ma poi ho visto su internet il Megaterio. Un bradipo vissuto milioni di anni fa, largo 6 metri e alto 2, con un peso che superava le 5 tonnellate, quasi quanto un elefante africano di oggi. Con delle ossa però molto più spesse. Se volete farvi due risate, sappiate che il bradipo di oggi è circa 80 cm per 10 kg di peso e affetto, ovviamente. Rinoceronte. Il rinoceronte bianco è il più grande e pesante della sua specie, con circa 4 tonnellate di peso e 3 metri, a volte 4 di lunghezza. Ma ormai avrete capito che la preistoria vince sempre, quindi eccovi il Paracerotherium. Sembra il nome di un medicinale, ma non lo è. Sono i rinoceronti senza corna, più grandi mai visti. Vivevano nell'Asia centrale circa 30 milioni di anni fa ed erano il più grande mammifero terrestre mai visto sul pianeta. Poteva raggiungere un'altezza di 5 metri e mezzo con una larghezza di 8 e il peso, beh, qua siamo sulle 10 tonnellate, un vero carro armato o peggio. Anzi, alcuni archeologi pensavano raggiungesse pure le 30 tonnellate di peso negli esemplari adulti. Con questo concludiamo! Avete mai visto uno di questi animali? Se sì, fatemelo sapere nei commenti. Se invece non ne sapevate niente, mettete mi piace e condividete il video, così lo sapranno altre persone ancora. Alla prossima, gente!